Twit, il 14 febbraio esce al cinema Madame Web con la protagonista Dakota Johnson. E devo essere, sono un po' perplessa, devo ammetterlo, mi dispiace, mi fa male al cuore dire queste cose qui, perché io l'ho sempre detto di essere fan della Marvel Cinematic Universe, mi sono sempre piaciuti i film, però questo qui, aiuto, cioè per darvi un'idea, se avete visto Morbius, cioè forse Morbius è molto meglio di questo qui. E per dire certe cose, nonostante non abbia avuto commenti molto positivi, si salva. Però faccio anche la premessa. Sì, che comunque qua si cerca di entrare sempre un po' di più in mondi paralleli basati sul Spider-Universe e questa roba qui, perché comunque anche qua siamo in un altro mondo, uno dei tantissimi mondi paralleli che continuiamo a vedere nella Spider-Universe. Però non se avete visto i titoli di coda sia di Venom che di Morbius, non aspettatevi le loro comparse qui, né di uno né dell'altro, né tantomeno aspettatevi una comparsa dello Spider-Man di Tom Holland. Metto già le mani avanti su questo, faccio già questa premessa qua. Di cosa parla Madame Web? Perché io lo sto criticando così tanto male, sto dicendo che è un film disastroso, oltre che noioso. Allora, Madame Web vuole parlare delle, diciamo, origini di una delle eroine enigmatiche dei fumetti. Siamo nel 2003, quando Cassandra Web, che è interpretata dalla nostra Dakota Johnson, lei è un paramedico di Manhattan e scopre di avere comunque i poteri di chiaroveggenza, quindi lei può prevedere il futuro e quindi avere questo potere di cambiare le cose prima ancora che succedano, quindi avere una visione futura per cercare di non arrivare alla sua visione, ma magari di migliorarla. Quindi, avendo questo potere qua, diciamo che è costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato. Durante, diciamo, questo suo, non so, ricerca interiore di se stessa, mettiamola così, incontra queste tre adolescenti che sono allo stesso tempo destinate ad un futuro straordinario, perché lei ha questa visione di loro tre che arriveranno ad essere, non lo so, chiamiamolo altro tipo di Spider-Man, un altro tipo di universo parallelo, chi lo sa quali dei tantissimi. Però queste tre ragazze devono sopravvivere al presente, che è pieno di minacce, e sopravviveranno grazie appunto a Cassandra, che insomma diventerà un po' la loro mamma, che si prenderà cura di loro. Questo è un po' il genere. Allora, all'inizio di questo video ho detto che Madame Web per me è stato disastroso. Primo motivo in assoluto, che mi ha dato un fastidio da mettere veramente la mano nei capelli: montaggio, soprattutto l'audio. L'audio, porca miseria, è importante in un film. All'inizio del film, quando prima ancora della nascita di Cassandra, perché si vede la mamma che studia ragni, insomma, è un po' il pre-storia, poi passiamo direttamente, facciamo il flash forward al 2003 di Cassandra che lavora come paramedico, non sa di avere questi poteri, insomma, classico dei supereroi. L'audio non si sente, cioè ha un volume talmente tanto basso che io dico, quando l'avete montato, cosa è successo? Cioè, non possono succedere queste cose, non lo so, forse sarò io pignola, sarò io rompiscatole, non lo so, però a me queste piccole cose mi danno veramente un fastidio. Per non parlare poi, diciamo, di un'altra cosa, della storia, che secondo me totalmente non ha un senso, non c'è una vera e propria creazione del personaggio. Cioè, quando noi vediamo per esempio un Iron Man, uno Spider-Man, un Captain Marvel, un Doctor Strange, comunque c'è la creazione del personaggio, da come loro da comuni esseri mortali diventano poi quei supereroi che scoprono i loro poteri. Qua non c'è questa creazione, cioè si vede Cassandra che è nata, non sa manco di avere i poteri, poi perché ha questo incidente, chiamiamolo così, durante una sua tipica giornata di lavoro di soccorso, che cade nell'acqua, scopre di avere questi poteri psicadelici, non lo so, vabbè.
anche lì dico, e quindi creami un po' questo personaggio. Invece, no, proprio no, è tutto così talmente tanto confusionale che davvero le visioni che ha Cassandra, ok? Non lo so, a me sembrano molto simili alle visioni che ci sono in Final Destination. Non so se avete presente Final Destination, però veramente quelle visioni future sembravano quelle di Final Destination un po' meno splatter, perché Final Destination è molto splatteroso, più sanguinoso, eccetera, eccetera. Qui è lo vedo, ci metto qualcosina, però comunque è molto simile. Cioè io la prima cosa è, ero tipo, ma sto vedendo Final Destination o sto vedendo Marvel? Che cosa sta succedendo? Non lo so. E poi anche questa cosa che ci sono dei momenti che pareva che Cassandra sembra una specie di Doctor Strange perché esce dal suo orco per andare a riscoprirsi, al salvataggio delle tre ragazze, che come se si fosse sdoppiata, insomma. Io ho pensato, e vabbè, però sta scena qua è identica alla scena di Doctor Strange, quando lei va alla scoperta di se stessa in Perù, non mi ricordo, sì, Perù, e c'è il tizio che ha detto, ah, sapevo che saresti arrivata qui, ti porto in questa grandissima piscina, lei guarda giù e dice, sì, mia mamma è morta qui, ok, che succede? Bam, lui la spinge e sembra che il suo spirito, corpo, come succedeva a un Doctor Strange, copia e incolla. E io tipo, no, perché? Cioè, boh, sto copia e incolla, vabbè. Idem, come mi pare, da un certo punto del film, che c'è anche una cosa che lei, che cosa, sì, va bene, prevede il futuro e ha qualche altro potere, e lo scopre alla fine, il suo grande potere che gli viene dichiarato, che lei scoprirà di avere. Però anche lì, a un certo punto, per difendere le ragazze, piglia questa sorta di scudo, chiamiamola così, e improvvisamente Captain America. Cioè, ti viene da fare il collegamento così. A meno, io ho fatto questi collegamenti qua ed ero tipo, non lo so, proprio, vabbè, prendiamo tutto questo mix e mischiamoli tutti insieme perché non sappiamo cosa fare. Mi dispiace anche per la Spider Universe perché se avete visto comunque le animazioni, i film di animazioni, con tutto il concetto del multiverso, che ci sono Spider-Man qua e là, eccetera, eccetera, quelli sono carini, quelli sono belli. Qua sembra che cioè veramente rovinano Spider-Man, lo Spider-Verse lo rovinano. È veramente una cosa che non lo so, mi ha irritato, mi ha deluso, mi ha annoiato, possiamo anche dire così. Vabbè che io non avevo grandi aspettative su questo film, però sono sempre curiosa quando viene annunciato l'uscita di un film della Marvel. Se posso dire la mia, mi viene da dire che questo film non voglio dire che è un disastro, però è molto vicino. E mi dispiace essere cattiva perché appunto io ripeto e lo ripeterò fino alla nausea, sono fan, ma veramente è un po' vicino al disastro, il che mi dispiace perché pare che veramente la Marvel non sappia più cosa inventarsi, boh. Vabbè, ripeto, mi dispiace. Io spero e confido, dato che comunque se avete visto ieri per la cronaca è stato rilasciato il trailer di Deadpool 3, o meglio Deadpool Wolverine. Io ho visto il trailer di quello, già anche lì io a me Deadpool mi fa spaccare da ridere. Confido in quello, cioè ho visto che bello finalmente un trailer che è proprio degno di, però allo stesso tempo vi dirò nel 2024, spoilerino, se non lo sapete non lo so, vabbè ve lo spoilerò io, comunque sono state annunciate le uscite, adesso non so dirvi mese quando, ma so che quest'anno devono uscire questi film, ovvero Kraven il cacciatore e l'attesissimo, o forse io sono quella che lo attende di più, Venom 3. Io veramente confido in questi due film perché, anzi tre film perché ho citato anche Deadpool, confido in questi finché non vedrò che magari ce ne sarà uno prossimo all'uscita, chi lo sa, però davvero, Madame Web, no, proprio vicino al disastro più totale, noioso, poi tutti questi problemi tecnici dall'audio al montaggio, anche un po' la regia, però è un po' un peccato perché in realtà
Dakota Johnson mi è piaciuta. Ok, dai, diamo una nota positiva a questa recensione, a questo film. Mi è parsa un po' sprecata, ecco, perché lei in realtà è anche bravina. Non stiamo parlando ai livelli comunque di Emma Stone e altri, però comunque il cast che c'è in questo film, partendo anche appunto da lei, mi è parso abbastanza sprecato. Quindi, vabbè, chiudiamola qua perché mi sembra che sto diventando fin troppo cattiva, non mi piace fare recensioni così, però vabbè, niente, per questo qui è andata così. Il film esce il 14 febbraio, quindi San Valentino, se non sapete cosa fare, volete andarvi a vedere un film della Marvel, perché no, andate a vedervi questo, anche se ci sono film migliori da vedere. Però ripeto, volete passare un San Valentino al cinema, il film esce il 14 febbraio. Fate come al solito, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, fateci sapere cosa ne pensate di Madame Web, e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, cinefusi.it.